bentrovati a tutti. Siamo qui in una location vicino al punto vendita Flower e oggi volevamo proporvi una ricetta che di fatto è già molto presente sui vari siti internet, ma che oggi vogliamo riproporvi soprattutto parlando di aspetti tecnici che magari altri siti non hanno menzionato. La ricetta è appunto la pizza fatta al barbecue. Veniamo alla ricetta, molto semplice. Allora, la prima operazione, ovviamente molto, molto semplice, è quella di prendere il panetto della pizza e cospargerlo di farina in modo che non si attacchi. Così abbiamo fatto precedentemente ancora sulla spianatoia. Ora, pian piano, andiamo ad allargare, partendo dai bordi, proprio il nostro panetto, cercando di dargli una forma il più possibile tonda. In questo momento noi utilizzeremo un dispositivo che è il classico dispositivo, diciamo, Australian Barbecue, che è a gas, e utilizzeremo una piastra per la pizza un po' diversa. Molto spesso sui siti si possono trovare piastre in pietra refrattaria. Ora vi farò vedere quella che è invece la piastra che useremo noi oggi, che è appunto questa, ed è una piastra fatta in ceramica. È un prodotto della Weber, è molto performante ed è interessante anche perché si possono utilizzare queste piastre per la cottura di pane piuttosto che torte salate e, al di là della pizza, anche biscotti. La macchina deve essere settata inizialmente con tutti e tre i bruciatori accesi, quindi in cottura diretta, con i bruciatori al massimo della potenza. L'ideale, come sapete, è raggiungere temperature molto elevate. Queste macchine qui in questo momento possono raggiungere anche i 300 gradi, importante che almeno sopra i 240 gradi la macchina possa lavorare. Procediamo quindi diciamo mescolando la nostra salsa un pochino e andando poi a stenderla sulla pizza. Fatto questa operazione non ci resta che prendere la nostra pala per pizza e andare così a diciamo tra virgolette sporcarla con la farina in modo che comunque il nostro impasto non si attacchi. Procediamo quindi con l'inserirla sulla nostra pala. È un'operazione che non è semplicissima, soprattutto per chi questo non lo fa ovviamente di mestiere. Una volta che la nostra pizza sarà sopra la pala, andremo poi a metterla sulla nostra piastra. Ecco, procediamo quindi con questa operazione, che deve essere fatta in maniera un po' delicata. Eccola qui, e adesso noi attendiamo qualche minuto perché possa cuocersi. Un aspetto tecnico importante da sottolineare è l'assetto della macchina e dei bruciatori della stessa. Sostanzialmente, in fase di riscaldamento della piastra, la macchina dovrà essere sempre con i bruciatori totalmente accesi, quindi tutti e tre accesi in questo caso, e a questo punto si parla di cottura diretta. Ma nel momento in cui introduciamo la pizza dobbiamo fare l'effetto forno, quindi bruciatore centrale in corrispondenza della piastra spento e i due laterali sempre sostenuti e accesi al massimo, in modo che si crei proprio quel fenomeno convettivo e l'aria ricircoli come fosse in un vero e proprio forno. Procediamo quindi con l'introdurre la nostra mozzarella per andare a guarnire la pizza stessa. Proviamo a vedere a che punto è la nostra cottura. Direi che la pizza sostanzialmente è pronta e andiamo a impiattare. Eccola qua. Come avete visto non c'è nulla di difficile, poi basta semplicemente un po' di pratica. Una pizza di tutto rispetto, adesso vedete che anche la dimensione rispetto a quella della piastra è decisamente più piccola, perché abbiamo semplicemente voluto dimostrare che anche con i dispositivi grill, potendosi divertire sempre in compagnia e con una buona birra vicino, è sempre un piacere e un piacere per tutti.